gruppo Milan e Peñarol, e si tratta di nomi gloriosi del calcio mondiale entrambi. Il Milan ritornato trionfalmente in Serie A, lo ricordiamo, vinse la Coppa dei Campioni, la Coppa Europea dei Campioni nel 63 e nel 69 e la Coppa Intercontinentale nel 69, battendo in un duplice confronto gli Estudiantes della Plata, formazione argentina. La folla, come vedete, si è infittita per questa seconda partita che si gioca alla luce dei riflettori, mentre il primo confronto, quello fra Inter e Flamengo, è stato giocato, almeno limitatamente al primo tempo, alla luce naturale. Sono oltre 50.000 gli spettatori ed eccovi subito le formazioni. Per la formazione del Peñarol, Uruguay, il portiere Fernandez, numero 2 Oliveira, numero 3 Gutierrez, 4 Diogo, 5 Bossio, 6 Morales, 7 Silva, 8 Saralegui, 9 Morena, 10 Falero e 11 Ramos. L'allenatore è Ugo Bagnulo. Le riserve Alves, che è il portiere rimpiazzante, Ortiz, Villarreal, Silva e Sabino. Gli uomini più prestigiosi del Peñarol sono indubbiamente il centroattacco, il 31enne Fernando Morena, e l'estrema sinistra, il numero 11 Ramos. Ma eccovi la formazione del Milan, che va in campo con Nuciari, Tassotti e Vani, Basinato, Canuti, Baresi, Icardi, Cuoghi, Jordan, Verza e Damiani. Questi gli uomini allineati da Ilario Castagnier, con le riserve Piotti, Longobardo, Romano, Anfrin e Serena. Il Milan non può schierare Serena, almeno inizialmente. Serena, che soffre per un'ernia, deve rinunciare a Battistini per una lussazione alla spalla, ha incocciati, attualmente in servizio militare. Volte campione d'America, ha vinto la Coppa Libertadores nel 60, 61, 62 e 82 e si è aggiudicato ben 3 coppe intercontinentali. Le squadre salutate dal cordiale e caloroso applauso della folla, come abbiamo detto, numerosissima, e queste immagini sono in proposito assai eloquenti. Sono ora schierate a centrocampo per la cerimonia protocollare di presentazione e per il sorteggio. Capitano dei rossoneri è Franco Baresi. Ecco un'immagine della formazione del Peñarol, che si presenta in tenuta gialla e posa prima dell'inizio per la fotografia di rito. Il Milan ritornato, abbiamo detto, trionfalmente in Serie A dopo un campionato nel quale ha realizzato 77 reti subendone 36. Il Peñarol, che abbiamo visto testé inquadrato in una foto di gruppo, ha parecchi nazionali nelle sue file: il numero 2 Oliveira, che verosimilmente vedremo nel ruolo di libero, il numero 4 Diogo, che dovrebbe giocare sulla fascia destra del terreno, il numero 6 Morales, che dovrebbe ricoprire il ruolo di terzino sinistro, Andes, il 31enne Fernandez. E questa è un'inquadratura dedicata all'arbitro Barbaresco, in primo piano. Ora sfugge dal teleschermo, vedete Damiani. Dicevamo che se la partita ricalcherà gli schemi, ripeterà il ritmo e raggiungerà lo stesso livello tecnico di quella precedente fra Inter e Flamenco, bisognerà concludere che la prima serata del Mundialito è stata una serata decisamente spettacolare. Le squadre vanno assumendo gli schieramenti in campo, il pallone è già collocato sul dischetto al centro del terreno, fra poco il via. Ecco intanto i giocatori della Peñarol, avete visto con il numero 11, lo vedete ancora inquadrato, Ramos, 24enne, giocatore straordinariamente dotato tecnicamente, come del resto quasi tutti gli uruguaiani che fanno parte di quell'area calcistica cosiddetta Rio Platense, di calcio dai tocchi raffinati, che però negli ultimi anni si è un po' europeizzato, poiché anche le squadre del Sud America hanno imparato a conoscere e a praticare le marcature a uomo. Non dovrebbe essere così per il Peñarol, che annuncia uno schieramento interamente a zona. Ecco al centro di questa inquadratura il centroattacco Morena, partiti in questo momento, pallone che viene retrocesso all'indietro e raccolto da Ramos, che lo dà in avanti. Intanto intervento della difesa uruguaiana e pallone giocato ora dal numero 8 Saralegui. Impostazione con un lungo e preciso lancio per il numero 11
Ramos, che vediamo però in effetti occupa retrovia, anzi a metà campo, dove Morena lo scaraventa in profondità con un lungo lancio che fa scattare Ramos. Il centro di Ramos, intervento della difesa milanista, bello lo spunto di Baresi, il tocco all'indietro. Ecco Gutierrez che cede la palla al centrocampista Falero, il lancio in avanti per il numero 8 Saraleghi, che è stato anticipato da Baresi, un Baresi che appare in splendide condizioni, poi la deviazione di Damiani, lo scambio con Jordan che non riesce, l'intervento di Ramos, si divincola Ramos, riesce a difendere il pallone e il Peñarol può affacciarsi nella metà campo rossonera con il passaggio a Bossio, con pallone, palla toccata all'indietro e quindi servita a destra, dove la riceve il numero 4 Diogo. Lo scambio avviene con Ramos, bello il dribbling di Ramos ai danni di Evani. Poi vi è il passaggio di Bossio, numero 5, ma in effetti centrocampista. La palla è di Saraleghi, numero 8, altro centrocampista. Quindi del numero 4 Diogo. Pallone a Ramos, ala che spazia la sua manovra lungo tutto l'arco offensivo. Numero 11 sempre in azione e l'appoggio all'indietro con palla che va da Bossio a Saraleghi e quindi a Ramos. Gioco molto, un po' triani ancora, perso il contrasto dal numero 11, la palla è di Falero e quindi in avanti di Ramos. Ramos che, ripetiamo, spazia a tutto campo, aveva iniziato sulla fascia destra, ora lo vediamo al centro, aprire per Diogo che giunge in tempo su questo pallone, siamo intanto al settimo, poi ancora Ramos, Diogo numero 4, ecco Saraleghi, ancora Ramos, Diogo. Ancora Ramos, fitta ragnatela di passaggi degli uruguaiani che però potrebbero avere poi improvvise e pericolose accelerazioni sotto porta. Questo cross è controllato dall'interno per il Peñarol. Punizione già battuta, cerca di avanzare Ramos, preferisce dare all'indietro per Bossio, fronteggiato da Verza. Ancora Bossio, poi Morales. Palla restituita al numero 5 che, ripetiamo, è Bossio. Lanciata abbondantemente oltre la linea mediana. Manca il colpo di testa a Saraleghi. Respinge Canuti, tocca al volo Diogo. Apre Saraleghi per Ramos, spostato a destra. Palla troppo rapida e passaggio troppo profondo. Inquadrato intanto Ramos, 24enne giocatore dell'Uruguay. Il Quanandes all'undicesimo, ripiroghiamo il tiro di Pasinato, al diciannovesimo la conclusione di Jordan e al ventiduesimo ancora l'occasione duplice, prima per Jordan e poi per Verza. Pallone che termina al lato sul fronte opposto, la rimessa in gioco è del Peñarol con Morales, la palla per il piccolo Silva. Il modo di giocare all'attacco degli uruguaiani naturalmente pone dei problemi di marcatura al Milan. Ecco intanto un tentativo lontano di Morales con palla altissima, perché le due, il cross su Jordan, ha rinviato Gutierrez, Cuoghi, poi Pasinato, apertura sulla destra ma il pallone sta per sfuggirgli al lato, no, lo tiene in campo ma è preda poi di Ramos. Vedete dove è andato a finire Ramos, addirittura in linea con i difensori. Gioca con una tattica molto elastica questo Peñarol, intercambiando i ruoli fra attaccanti, centrocampisti e addirittura anche difensori. Morena, Ramos, lo insegue Canuti, ancora Ramos, si è liberato di Cuoghi, appoggio in avanti per il numero 10 Falero, di Silva, l'appoggio al centro è per Morena e siamo giunti al 25esimo minuto, sempre 0-0. Morales, Morena, anzi fermato Pasinato, replica del Peñarol, si piazzano frattanto i difensori rossoneri, conduce l'azione Falero e poi vi è il pallone consegnato all'indietro Baresi, il lancio in avanti di Tassotti, la respinta di Saraleghi, l'apertura a sinistra e avanza Morales. Palla che è stata consegnata poi a Morei, 0. Damiani, il tocco di Damiani, ha respinto però Falero.
e si distende il Peñarol con questo lancio sul velocissimo Silva, inseguito da Franco Varesi, applauditissimo recupero degli guaiani che insistono, e il pallone è affidato a Ramos, numero 11, pallonetto in avanti, toccano comunque bene il pallone secondo la tradizione sudamericana tutti questi componenti il Peñarol, giocatori dal tocco ancora Evani, l'appoggio in avanti, fermato Cuoghi, contropiede degli uruguaiani, la palla a Ramos, numero 11, al centro Morena, ancora per Ramos sul quale converge Franco Baresi, duellano i due al limite minore dell'area, Ramos cerca lo spazio per liberare il piede per il traversone, passaggio all'indietro, arriva Falero, bolide fuori, il cross, la respinta di Oliveira, Ramos, lungo palleggio del numero 11 che la tocca lateralmente a Morales, ancora Ramos, riceve Saraleghi, Ramos, Falero, lancio lungo e profondo, lo scatto di Tassotti che anticipa Silva, vediamo come se la cava nel disimpegno Tassotti, il centroavanti, è lui che tenta di impostare ma si limita a un tocco laterale corto per Falero che lancia Ramos, sulla sua strada c'è comunque Tassotti, serie di finte, traversone, deviazione di Tassotti, e siamo al primo corner per il Peñarol, mentre il Milan fino a questo momento ne ha calciati. È in azione Morales, la palla è di Falero, il tocco in avanti è per Ramos, ancora Morales, sbaglia stavolta l'appoggio e può andare in contropiede Ramos, apertura sulla destra alla quale risponde Morena, lancio in profondità, attenzione, l'uscita valanga di Luciani che si scontra con il numero 4 Diogo e Barbaresco accorda il calcio di rigore. Rivediamo l'azione, era in leggero ritardo, in effetti Nuciari ha fatto ponte su Diogo, calcio di rigore per il Peñarol proprio allo scadere del primo tempo. Sibili del pubblico, il tiro di Morena, 1-0 per il Peñarol, affintato e poi di sinistro ha spedito la palla su Nuciari sbilanciato, in vantaggio il Peñarol proprio allo scadere del primo tempo con un calcio di rigore che rivediamo tramutato dal centro attacco Morena, vedete Icardi da una parte e il pallone dall'altra, Nuciari da una parte, intanto a favore del Peñarol. Sono 46 ormai minuti di gara in questo primo tempo, il rigore con il quale Morena ha portato in vantaggio il Peñarol è stato realizzato al 44esimo minuto, in questo istante vi è il segnale di chiusura dell'arbitro Barbaresco e il Milan, dopo aver ripetutamente sfiorato il gol del vantaggio con Pasinato all'11esimo al rigore di Morena, ed ora con le immagini siamo nel vivo della partita, è iniziato da pochi secondi il secondo tempo, osserviamo gli schieramenti, nessuna comunicazione dall'altoparlante fino a questo momento per quanto concerne rettifica le formazioni, avanza il Milan con Canuti che porge la palla sulla sinistra a Devani, non c'è più Jordan e al suo posto è entrato Serena, come del resto avevamo anticipato. Serena giocatore assai abile nel gioco aereo, nei colpi di testa, valanga prima di servire la palla a Bossio, numero 5, da questi a Ramos, numero 11, raccoglie al centro Falero, apertura sulla destra come sempre, avanza Baresi, si trasforma in costruttore, perde la palla su Falero, poi interviene Ramos, numero 11, ancora Ramos, il lancio in avanti è sbagliato, la palla al lato, la rimessa in gioco sarà del Milan e il Milan è pronto a subentrare, dovrebbe trattarsi di Incocciati, la palla è di Saraleghi, tentativo di Evani, scatto in avanti di Ramos, azione di alleggerimento del Peñarol, Ramos ancora sulla sfera, tocco al centro per Silva, è entrato Tassotti, intercettato, respinto, palla controllata da Diogo, smistamento in avanti a Ramos sul quale va, si sposta Canuti, insiste nel dribbling, da Bossio, fermato da Cuoghi, palla a Serena sul quale commette fallo Oliveira.
Il secondo tempo, punteggio Milan 0, Peñarol 1. Avanza il Peñarol e Diogo sulla palla, poi Ramos, Bossio, ancora Ramos. È un gran macinatore di palloni questo Ramos, che è stato fermato però da Pasinato. Poi è intervenuto Verza, anticipato da Morales, scontro con Serena, avanza Morales. Poi è intervenuto Serena, ha smistato all'indietro a Pasinato, persa la palla su Ramos. Morales, Ramos, è intervenuto poi Serena, quindi Falero che smista a Morales. Molto bello il controllo della palla sul filo del fallo laterale. Vi è un fallo di incocciati su Ramos, calcio di punizione. È rimasto a terra intanto il numero 6. Avanza Pasinato, lo ferma Bossio, servendo Ramos. La palla che perviene a Morena. Avanza Morena, lancio in avanti deviato, ferma Icardi. Pallone sul quale interviene Baresi, fatica però a controllare il pallone. Lancio su Ramos, liberissimo in area di rigore, ma colpisce la palla col petto, non la controlla e Nuciari attentissimo esce a branca e rinvia. Dribbling di Damiani, ha eliminato Falero ma viene fermato da Morales. Servito Ramos, fronteggiato da Incocciati, si libera allora della palla su Morena. Questi ha servito il centrocampista Bossio, numero 5. Ancora Ramos, si muovono molto Ramos, Morena, che siamo secondo il nostro cronometro al di là del 45esimo minuto. Ecco il tiro cross e il colpo di testa mancato d'un soffio da Serena. Ancora un'inquadratura per questo giocatore che si avventa su tutti i palloni alti nel tentativo di incornarli a rete. Rimessa di Morales, palla sfuggita a Ticao ed ecco il segnale di chiusura del signor Barbaresco. La seconda partita della seconda